tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi recensione di due prodotti di uno stesso brand ed il brand in questione è Kiwiz. Kiwiz è un'azienda specializzata in multimetri e pinze amperometriche. Un multimetro, come saprete, è uno strumento elettronico utilizzato per misurare diverse grandezze elettriche, come la tensione, la corrente e la resistenza. L'azienda mi ha inviato due dei suoi modelli, precisamente il KC601, pinza amperometrica, ed il KM601S, multimetro digitale. Vi anticipo, come al solito, che troverete tutti i link per l'acquisto in descrizione video ed eventuali coupon. Noi adesso andiamo a fare l'unboxing dei due prodotti, così vediamo cosa si trova in confezione. Iniziamo il nostro unboxing dal modello KC601, multimetro a pinza. All'interno della confezione troviamo subito un cofanetto nero con marchio impresso Kiwiz ed il manuale utente con 6 lingue al suo interno, tra le quali anche l'italiano. Apriamo il nostro cofanetto e all'interno troviamo il multimetro a pinza con i suoi colori rosso e nero che richiamano quelli utilizzati sulle confezioni Kiwiz. Troviamo poi i puntali per effettuare le varie misurazioni, una sonda per la misurazione della temperatura ed infine un pacco con 3 batterie mini stilo. E questo ci fa capire che la pinza amperometrica funziona a batterie. Passiamo ora all'unboxing del secondo modello, il KM601S, multimetro digitale. Anche qui troviamo il cofanetto con il logo Kiwiz e subito sotto il manuale, anche questo in 6 lingue, tra le quali l'italiano. Apriamo anche qui il cofanetto e all'interno troviamo il multimetro digitale con un grande schermo molto ma molto bello. Anche in questo caso ci sono i puntali per effettuare le varie misurazioni. Anche in questo caso la sonda per la misurazione della temperatura. Ed infine un cavetto per la ricarica del dispositivo. Da qui capiamo che questo secondo multimetro non necessita di batteria mini stilo perché ha al suo interno una batteria a litio che può essere ricaricata. Fatto l'unboxing, andiamo a vedere le caratteristiche di questi due prodotti più da vicino. Vediamo dunque le caratteristiche fisiche dei due modelli e iniziamo dalla pinza amperometrica. Il multimetro a pinza Kiwiz KC601 ha una lunghezza compresa la pinza di circa 20 cm, una larghezza massima di 7 cm ed uno spessore di 3 cm. Il peso invece è di circa 228 grammi. Frontalmente sulla parte centrale spicca subito il pulsante di accensione del dispositivo. Prima di poterlo accendere però si dovranno inserire le batterie nell'apposito alloggiamento sul retro, svitando questa vite. Dopo averle inserite, tenendo pressato il pulsante di accensione, il dispositivo verrà attivato. Sul lato sinistro ha un grilletto che una volta premuto consente l'apertura della pinza amperometrica. Pinza che può essere posta attorno alla fase per misurare l'intensità di corrente. Sull'estremità superiore della pinza vi è la sonda NCV, cioè la sonda di tensione senza contatto. Semplicemente avvicinando questa parte ad un cavo ci indicherà subito se al suo interno passa o meno corrente. Subito sotto la pinza poi è posizionata una torcia. Torcia che potrà essere attivata con la pressione prolungata del pulsante che si trova alla destra del dispositivo.
cui frontalmente c'è un piccolo display LCD a colori, il quale consentirà di leggere tutte le misurazioni effettuate dal dispositivo. La pinza amperometrica, una volta accesa, si troverà posizionata sulla modalità auto, quindi automatica. Questa è una modalità intelligente che andrà ad individuare in autonomia la categoria di misurazione da effettuare, posizionandosi quindi la lancetta nel display sul simbolo corrispondente alla grandezza misurata. Se si vuole passare però dalla modalità automatica a quella manuale, basterà premere il pulsante Auto Funk. E poi premendolo ripetutamente ci si sposta tra le varie misurazioni all'interno del menu, fino a raggiungere quella da noi desiderata. Il pulsante Max Min serve invece a visualizzare la misurazione minima e la massima. Il pulsante laterale invece, oltre ad accendere la torcia se tenuto pressato, serve a fissare una misurazione a schermo se premuto una sola volta. Passiamo ora all'altro modello. Il modello KM601S ha una lunghezza di 17 cm, una larghezza di 8 cm ed uno spessore di 3 cm. Il peso invece è di circa 273 grammi. In questo modello, privo di pinza, notiamo subito un display molto più grande rispetto al precedente modello, il quale può essere avviato con il pulsante di accensione e spegnimento posto stavolta sulla parte superiore. Sulla parte superiore poi troviamo anche l'ingresso DC per la ricarica della batteria del dispositivo, che come ho già detto non necessita di batterie ministero perché al suo interno ha una batteria a litio ricaricabile. Sul retro troviamo poi la torcia, attivabile stavolta con la pressione prolungata del pulsante sul fronte, cell e icona della torcia. Sul retro troviamo poi anche il supporto estraibile per il posizionamento del multimetro su un piano. Una volta acceso, anche in questo caso il multimetro si azionerà in modalità automatica. Per passare alla modalità manuale andrà premuto sempre il pulsante AutoFunk. Ma c'è qui una novità rispetto al modello precedente. Potremo infatti spostarci avanti e indietro sulla mezzaluna di misurazioni grazie alle due freccette destra e sinistra poste accanto al pulsante AutoFunk. Questa è una cosa assolutamente positiva, perché nel caso del modello precedente non si può tornare indietro, ma si deve necessariamente scorrere tutto il menu per tornare ad una modalità precedente. In questo caso, invece, potremo comodamente farlo con le freccette. Anche qui troviamo poi il pulsante Max Min per visualizzare le misurazioni massima e minima ed il pulsante Hold per fissare una misurazione a schermo. Un'altra novità rispetto al modello KC601 è che in questo modello ci sono quattro entrate per i puntali. Quello nero andrà sempre posizionato nella porta COM, mentre quello rosso andrà spostato sulla base delle misurazioni da effettuare. E anche in questo caso vi è una funzione intelligente che va incontro ai meno esperti. Infatti sarà il multimetro stesso ad indicarci in quale porta posizionare il puntale. Facciamo un esempio. Ammettiamo di voler misurare i volt. Quindi spostiamoci su volt e come vedete il LED ci indica che dovremo inserire il puntale rosso in input. Se invece ci spostiamo su un'altra misurazione, ad esempio milliampere, ci indicherà la porta dei milliampere. Ampere ci indicherà la prima porta e quindi dovremo spostare il puntale
in base alle indicazioni. Ok, dopo aver spiegato le principali caratteristiche fisiche dei due modelli, andiamo a fare qualche esempio di misurazione, così capiamo un po' come funzionano i due strumenti. Andiamo ad inserire i puntali anche sull'altro modello. Portacom nero e input rosso. Devo dire che i puntali frontali sono molto più comodi di quelli posti nella parte inferiore. Accendiamo i due dispositivi. Ok, iniziamo col misurare il voltaggio di una batteria. Questa batteria è da 1,5 volt, non so se riuscite a leggerlo, comunque 1,5. Andiamo a verificare con il primo strumento, modalità automatica, quindi individuerà lui stesso la grandezza da misurare. Andiamo a posizionare i due puntali. Ok, ecco qui, 1,6, quindi ci segna 1,6 volt, quindi più o meno ci siamo, è quello. Vediamo con l'altro misuratore. ,59, quindi sì, siamo più o meno lì, è 1,6 volt. Ok, primo test riuscito. Ora andiamo a verificare gli ohm di diverse resistenze. Abbiamo qui delle resistenze da 10, è indicato qui, 10 ohm, mentre qui abbiamo delle resistenze da 2000 ohm. Andiamo a verificare la correttezza. Ok, vediamo con il modello KM601S. Ok, sui 10. Quindi valore corretto. Passiamo a quelle da 2000 e vediamo. ,999, in base a come tengo i puntali, ok, 1984, quindi sì, siamo sui 2000, la misurazione è corretta. Passiamo all'altro modello. Resistenze da 10. Ok, 10,8,5. Ok, ci siamo. Vediamo quelle da 2000. ,900 e qualcosa. Ok. Quindi ci siamo, le misurazioni sono praticamente quelle. Prima, quando posizionavo i puntali, sentivate un beep. Quel beep indica che il circuito è continuo. Quindi se c'è un circuito interrotto, il dispositivo non emette il beep. Faccio una prova qui, vi faccio vedere come se il circuito è continuo, emette il beep. Sentite? Se invece non è continuo, nessun beep viene emesso. Questo vale anche per l'altro dispositivo, KM601. Sentite? Questo indica che il circuito non è interrotto.
Ora testiamo la sonda per la temperatura in entrambi i modelli. Infatti, questi due strumenti riescono anche a monitorare la temperatura. Quindi, al posto dei puntali, inseriamo la sonda. No, scusate, qui devo metterla in modalità manuale. Ok, mi sono spostata nella modalità temperatura, già sta misurando 25 gradi Celsius e 77 Fahrenheit. Vediamo se vado a comprimere con le dita la sonda. Come vedete, la temperatura aumenta a 32 gradi. Facciamo la prova con una fiamma per raggiungere temperature più alte. E abbiamo, vedete, 600, 700, raggiunge temperature più alte. Ok, proviamo anche con l'altro. Ho dimenticato di spostarmi in modalità temperatura. Eccola qui, gradi Celsius, gradi Fahrenheit, 28 gradi. Se vado a chiudere la sonda con le dita, 30.9, 33 gradi. Proviamo anche in questo caso con la fiamma. Gradi raggiunti. Quindi molto utile anche questa funzione di monitoraggio della temperatura di entrambi i dispositivi. Voglio mostrarvi infine la modalità no contact per individuare se c'è tensione di corrente o meno, quindi mettiamo modalità manuale, spostiamoci su NCB Live. Qui sopra c'è la sonda che individua se c'è corrente o meno. In questo modo, a ciabatta spenta, non viene messo alcun beep. Proviamo accendendo la ciabatta e avvicinando la sonda. Ecco qui che viene subito indicata un'alta tensione. Se spengo, nessuna tensione. Proviamo anche con l'altro modello. Questo modello ha la sonda qui. Anche in questo caso ci spostiamo nella modalità manuale e andiamo su NCB Live. Quindi ciabatta spenta, nessun allarme. Accendiamo, già vedete come è partito. E ci indica che c'è tensione di corrente. Ciabatta spenta, nessuna tensione. La pinza amperometrica in più rispetto al multimetro può essere utile a misurare la corrente assorbita da un elettrodomestico. Per farlo però dovremmo poter pinzare all'interno della pinza solamente la fase di un cavo, perché gli elettrodomestici che noi utilizziamo funzionano a corrente alternata. Ma non essendo io esperta in elettricità e volendo evitare di maneggiare cavi, eviterò questa dimostrazione. Comunque sappiate che la pinza amperometrica misura anche questa caratteristica, inserendo la fase di un cavo all'interno della pinza. Eccoci giunti alla fine di questo video. Come avete visto, si tratta di due prodotti molto validi. Faccio quindi complimenti a questo brand perché ha creato degli strumenti che anche chi non è esperto in elettronica, proprio come me, sarà in grado di utilizzare. Come abbiamo visto, effettuano misurazioni molto precise ed hanno una grandissima varietà di funzioni.
Sento quindi vivamente di consigliarli a chi è alla ricerca di prodotti di questo genere. E come sempre vi lascio tutti i link per l'acquisto nella descrizione di questo video. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivando la campanella delle notifiche accanto al pulsante iscriviti per non perdere nessun nuovo video che uscirà sul canale. Sul canale trovate video unboxing, recensioni e tanti altri video speciali. Bene, per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!